Sabato 1 marzo, globalproject.info, siamo con Stefano Anastasia di Antigone, al quale chiediamo alla fine di questa 2 giorni di lavori un resoconto, una sintesi dei contenuti della carta e quali prospettive possiamo trarre per il futuro. Ma intanto noi chiediamo delle misure urgenti, che consentano di adeguare la normativa attualmente esistente in Italia alle decisioni della Corte Costituzionale. Sappiamo che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittima la legge Fini-Giovanardi. Questa cosa ha bisogno di essere affrontata, perché ci sono ora da risolvere sia i problemi di coloro che sono stati condannati sulla base della legge Fini-Giovanardi, sia il problema della ridefinizione di quel reato di lieve entità che è appena stato inserito nell'ordinamento e che non è stato cancellato dalla Corte Costituzionale, che invece va adeguato alla normativa esistente. Oltre questo, chiediamo subito al governo di cambiare radicalmente la sua politica antidroga, a partire dal suo dipartimento antidroga e da come fino ad ora è stato gestito, come appunto nel pieno spirito della legge Fini-Giovanardi, che non esiste più, e quindi noi vogliamo che il dipartimento antidroga non segua più quegli orientamenti e quelle politiche. Poi c'è un discorso, e questo è, diciamo, quello, come in qualche modo, diciamo, sì, l'indirizzo che questa carta di Genova vuole dare, che è quello della revisione delle politiche antidroga, perché non dobbiamo ricordarci che noi ora siamo semplicemente ritornati alla legislazione che c'era prima della legge Fini-Giovanardi, che per quanto migliorata dal referendum popolare del 93 è comunque una legislazione punitiva e proibizionista. Noi pensiamo invece che bisogna cambiare la legislazione nel suo complesso, bisogna compiutamente e completamente decriminalizzare il consumo di sostanze stupefacenti, bisogna legalizzare la circolazione e la distribuzione della cannabis, consentendo anche forme di autoproduzione per il consumo, quindi per l'uso personale. Insieme con questo, dall'altra parte, bisogna reinvestire sui servizi e le politiche di riduzione del danno per tutte quelle necessità invece di cura e di sostegno sociale che persone che hanno problemi di dipendenza possono avere. Questi sono gli indirizzi su cui noi riteniamo che dopo la decisione e la sentenza della Corte Costituzionale il nostro Paese si deve muovere, anche per, come dire, raggiungere tutti i Paesi che in questi anni, per fortuna, altrove hanno fatto passi avanti. Ecco, sul nodo centrale dell'autoproduzione le chiediamo, possibile da subito? Ma intanto questa è una questione che si riapre, ieri è stato anche detto nel corso del laboratorio che abbiamo dedicato, perché tornando alla normativa della Iervolino Vassalli, probabilmente tornano in vigore anche una giurisprudenza che al tempo della Iervolino Vassalli esisteva e che in alcuni casi aveva giudicato legittima la coltivazione per uso personale di piante di marijuana. Quindi intanto c'è questo spiraglio già esistente. Poi certamente questa è, diciamo, sì, una questione che può procedere anche rapidamente, nel senso che può essere un obiettivo specifico in qualche modo separabile da quelli di carattere generale della legge. Ringraziamo Stefano Anastasia e seguiamo la conclusione del 2 giorni e l'esposizione pubblica della carta dell'Assemblea Plenaria Conclusiva. Grazie.